Che hai fatto in faccia? Mi sono truccata. Ciao raga, benvenuti in questo nuovo video, come state? Oggi parlo piano perché sto per fare uno scherzo a Franci. In questo momento lui è di là, si sta sistemando perché dobbiamo uscire. Ma oggi voglio fare uno scherzo che fa troppo ridere, cioè già mi viene da ridere soltanto a pensarci. Comunque piccola parentesi, scusate per la mia faccia ma mi sono svegliata da poco. Devo ancora truccarmi, ma oggi non è che mi preparerò normalmente, perché ho intenzione di fare un make up orribile e di vestirmi malissimo per uscire, per vedere la sua reazione. Ma soprattutto voglio vedere se lui sarà sincero e mi dirà: amo come ti sei truccata, amo, ti prego no, cambiati. Perché sapete che alcune volte i fidanzati dicono: amo, bellissimo, in realtà siamo malissimo. Adesso andiamo in bagno e inizio a fare un make up orribile. Eccoci arrivati in bagno, devo fare pianissimo. Non so se si è accorto che sto registrando un video, ma sicuramente non si aspetta che uscirò dal bagno conciata malissimo. Più che altro perché dobbiamo uscire, come vi ho detto, e stranamente siamo un po' in anticipo, per questo che vi sto facendo questo scherzo, perché sennò solitamente sono sempre in ritardo e mi sarebbe stata impossibile come cosa se fossi stata in ritardo, perché dopo dovrò struccarmi e ritruccarmi per poter uscire. Prima di tutto iniziamo dalla solita prima, perché sennò la pelle mi si rovina in questi giorni, sto cercando di metterla, visto che tipo per 2 settimane non ho curato per niente la mia pelle. Infatti l'ho iniziata a vedere un po' secca, la mia pelle si secca tipo qua e un po' qua, poco. Questa è colpa del freddo. Sì, mi sa che metto la fascetta perché ho lavato lì i capelli, raga. Sì, ma devo muovermi perché sennò poi non ho più tempo per ritoccarmi dopo lo scherzo. Che sennò poi si incazza, mi dice: sono sempre in ritardo. Ed è vero raga, sono sempre in ritardo. Iniziamo subito dal fondo tutta. Facciamo la solita base, però poi tipo con la terrina raga vado a farmi tipo le guance rossissime. In realtà ho in mente un trucco, perché mi ricordo che io guardavo un programma in TV dove praticamente c'erano le coppie gypsy possibili. Guardavate voi quel programma, che si sposavano e per sposarsi avevano questi vestiti super sfarzosi, make up proprio fortissimi, ma forte e ragazze super truccate. E voglio provare a ricreare una cosa del genere, perché appunto però non è che è abituato a vedermi super truccata. Cioè di solito faccio sempre un make up tranquillo, invece voglio proprio fare una cosa bella marcata. Quindi finita messa, mettiamo la pancipria. Raga, ma chissà la sua reazione. Di solito comunque sto dal bagno toccata bene, tutta sistemata. Invece il fatto è che poi voglio anche posizionare la telecamera in tal modo che si veda la sua faccia una volta che mi vede. Iniziamo con la terrina, già mi viene da ridere. Ho sempre questa della Kiko e iniziamo. Dopo vado a prendere però un colore un po' più forte. Devo essere proprio rossa sulle guance. Vado a prendere il blush. Questo è fortissimo, raga. Ok, deve venire tipo una roba del genere, vedete come sono rossa in faccia, madonna. Ma il colore si mi dice, beh, non sei bene. Adesso mettiamo l'ombretto. Prima questo rosa, devo proprio toccarmi male. Mai messo un ombretto rosa. Adesso andiamo a mettere questo ombrettino un po' più scuro, perché io lo uso sia come blush che come ombretto. Sono orribile, dai. Prendiamo questa palettina e prendiamo il colore più scuro e lo mettiamo qua all'esterno. No, lo faccio con le dita che è meglio. Anche a voi capita ogni tanto che magari vi vestite in un modo, però non è che siete proprio vestite benissimo, e il vostro ragazzo, momenti senza manco guardarvi, vi dice: ah sì, stai benissimo.
Fammi vedere se questa volta mi dice che sto bene. C'è una volta per farvi capire quanto attento a come esco. Mi sono resa conto che ero in giro con una gonna rotta. Dietro c'era la cerniera che si era rotta e avevo un buco così dietro. E lui non se n'era accorto, me ne sono accorta io. Facciamo le guance ancora più rosse. Passiamo alle lame. Oggi possiamo metterlo proprio in malissimo. Ma raga, è quasi carino. Però giuro, non uscirei mai così. Raga, posso giocare anche un po' sulle sopracciglia. Le faccio enormi. Perché ho comprato questo per le sopracciglia e riesco a fare qualcosa di carino anche lì. Vabbè, andiamo a pettinare un po'. Magari cambia qualcosa. Scherzo, forse è peggio. Andiamo a mettere un rossetto rosso, visto che non c'entra niente proprio con questo look. E non metto un rosso tranquillo, no? Proprio un rosso bello forte. Sì? Quanto ti manca? Ma 5 minuti, tra quanto dobbiamo essere lì? Beh, tra un po'. Tra una mezz'ora, basta che i tuoi 5 minuti non sono i soliti che durano mezz'ora anche loro. No, adesso ci sono. Non so se mettere anche tipo un ombretto strano, perché magari mi dice che sto bene toccato. Anzi. Adesso vado a vestirmi. Se mi guardate da lontano sembro truccata bene, cioè. Invece questo è il risultato. Adesso magari faccio un abbinamento strano. Metto una maglietta sotto, un'altra maglietta sopra, completamente diverse, vediamo. Ok, vediamo. No. E se mettessi tipo questo sopra questo maglione? Con le maniche anche che escono. Wow, come sto? Ci vuole qualcos'altro. Giacchettina. Sembra una pazza. Oh. Eh? Sei pronta? Sì, sto finendo di vestirmi. Dai, è tardi. Raga, mi sa che non ce la faccio dopo a ritoccarmi bene. Lo chiamo. Gli dico, secondo te sto meglio con questa sopra o con questa? Amo, ho bisogno di un consiglio. Eh? Ho bisogno di un consiglio. Ma ti sei già vestita? Sì, ma non so che camicia abbinare. Dai, è tardi. Allora, secondo te... Mo, ti prego, aiutami! Dai, amore, però ti devi muovere, cioè. Io ho messo il giubbotto. Ah, ma non so se sto meglio. Così? E che ci hai fatto? O così? Qual è che ci sta meglio come abbinamento? Che hai fatto in faccia? Mi sono truccata. Che schifo! Come che schifo? Mi ha pure sputato in fronte. Però qua, tra questa e questa, abbinamento. Perché? Cosa c'è? Che cazzo hai fatto in faccia? Vabbè, amo, qual è meglio tra questa? Guarda la bella. Perché c'è il lecchino, grigio, marrone, giallo, rosso. Oh, ma è carnevale trompone. Ma tu dici queste cose alla tua ragazza? Ma qua... Ma porca vincio. Ma che cazzo hai combinato in faccia? Non sono toccato. C'hai le labbra che sembrano quattro. Guardami. Non sono bellissima. Non bruttissima, amore. Manco io ti trucco così, Vabbè, no, ma cosa dici? Però, cioè, le sopracciglia che sono due dita. Ma Francesco non capisce proprio niente. Guarda,
E di guarda anche gli occhi come li ho fatti. Ma che è, madonna mia. Beh, però di questo abbinamento proprio non possiamo dire niente. Ma ti sei drogata? Ma che cazzo? Questo c'ha problemi, l'anno nuovo gli ha fatto male, mi sa. Vabbè raga, Amon, giusto già, è uno scherzo, volevo vedere la tua reazione. Perché sai che a volte voi fidanzati dite sì, stai bene e manco ci guardate, capito? Vabbè, Amon, quanto tempo ho per risistemarmi? 10 minuti. No, non hai tempo. No, dai, 10 minuti ce li ho. Alexa, che ore sono? 5 minuti, poi andiamo. Io non ho. Io ho pure sprecato i miei trucchi. Ma voglio aspettare. Sì, 5 minuti arrivo, 5 minuti. A questo punto vi saluto, volevo soltanto un po' rompere le scatole a Francia, no, ma niente, volevo vedere. Prescindere, siamo comunque in ritardo, non è che dici che si muove. No, adesso no, vado, sto saltando. È perché volevo vedere se se ne accorgesse, perché una volta tu mi hai fatto uscire con. Sì, vabbè, ho capito. Con la gonna rotta, con un buco così ma dietro. La gonna rotta è un conto, la faccia c'è, ma. Vuole tutte le mutande di fuori. Orribile, non è vero. Vabbè ragazzi, se questo video vi è piaciuto cliccate like. Adesso devo correre, devo subito struccarmi e ritruccarmi e scegliere un outfit. Vabbè, ciao ragazzi.